tornata al suo posto, la statua di San Calogero è stata ricostruita da un fedele e ricollocata nel santuario dedicato al santo più venerato dagli agrigentini. Una grande festa la presenza dell'arcivescovo Francesco Montenegro, è stato lui a benedire il prezioso simulacro. Montenegro ha parlato della necessità di uno scatto d'orgoglio in positivo per gli agrigentini e il sindaco Marco Zambuto affida Agrigento, oltre che a compatrono San Calogero, anche alla Madonna ed è partito in pellegrinaggio per Medjugorje. La statua di San Calogero era stata completamente distrutta l'8 luglio da un immigrato ubriaco, poi condannato per il gesto sacrilego. A ricostruirla Giuseppe Cacocciola, architetto con la passione per il restauro, che ha messo insieme tutti i pezzi del simulacro mandato in frantumi. Intanto i festeggiamenti di San Calogero vanno avanti nell'Agrigentino. Questa settimana il Santo Nero verrà ricordato a Favara, fino a domenica con riti storici e tradizioni popolari. È stata una bellissima esperienza, per carità. Speriamo che non ce ne siano altre. Lei quindi è devoto di San Calogero? Sì, in maniera seria, non così, ma anche di famiglia. È stato fatto il lavoro esclusivamente col cuore, non per altri interessi o per altri motivi. Semplicemente la devozione ha portato avanti e quindi il compimento è stato facile, sì, tutto sommato sì. Quando ha saputo della distruzione ha pensato immediatamente ora la risistemo, la riconsegno al santuario oppure nel corso dei giorni? Esattamente, sono passate 12 ore dopo l'incidente già la statua da casa mia, quindi l'intenzione era immediata. Sì, ci siamo riusciti, in 3 giorni già la statua era lì in piedi, poi altri 5 giorni per farla asciugare e per dipingerla. Quindi nel giro di meno di un mese, proprio l'8 l'incidente, oggi 31 la consegna. Tempi brevi per un lavoro, credo sia. Fatto con il cuore. Sicuramente, sì. Lo si vede dalla sua espressione.